Carissimissime amiche, carissimissimi amici, buongiorno a voi, buongiorno a tutti, buongiorno dal vostro caro giochierellone, l'amico, l'amico di sempre, l'amico di oggi, come sarà il vostro amico di domani? E oggi vi voglio far vedere un gioco molto molto bello. Stiamo parlando di un'altra perla dei Team 17, Team 17, che durante il periodo Amiga veramente ha fatto di tutto e di più. Pensate un pochettino, avete capito bene. Ha presentato giochi veramente spettacolari, giochi graficamente stupendi, giochi anche musicalmente stupendi. E oggi vi faccio vedere il primo Assassin, perché di questo gioco sono usciti ben due versioni, pensate un pochettino, due versioni. La prima versione è questa qua che vi faccio vedere, e poi è uscita una special edition che aggiungeva anche degli altri livelli, bilanciava meglio le difficoltà e c'erano anche oltretutto nuove armi. Stiamo parlando dell'assassino. Pensate un pochettino, questo assassino, questo ragazzo, praticamente che cosa vuole fare? Praticamente lui vuole andare a fare i denari, i soldi, uccidendo la gente. Lui lavora per commissioni, quindi come potete vedere il gioco prende praticamente utilizza le palette grafiche che poi vedremo in maniera ovviamente migliore in Project X. Pensate un pochettino, quindi veramente qualcosa di incredibile e fenomenale. Gioco veramente aspettato da tantissimi. Pensate che durante il mitico periodo del Commodore Amiga, i ragazzi impazzivano per i prodotti del Team 17, il Team 17, il Team e Jerry che vi piace a voi. Va bene ragazzi, vedete un pochettino quali sono ovviamente le possibilità. Abbiamo bonus life, extra energy, time add, start bonus. Perché time add ragazzi? Perché in Assassin abbiamo anche il tempo. Avete capito bene? Quindi dobbiamo completare il livello in un determinato arco temporale e poi abbiamo ovviamente i soliti power up che possono amplificare quelle che sono le nostre capacità. Andiamo subito a vedere ragazzi, assassino, assassino. Vediamo un pochettino i set option. Vedete, abbiamo tre livelli di difficoltà, range mode automatico e le vite. Mettiamo in realtà tre vitarielle ragazzi, tre vitarielle, ecco qua, da questo punto di vista qua. Quindi ce ne andiamo e iniziamo ragazzi subito a giocare Assassin Mission 1 Landing. Quindi andiamo ovviamente a cadere, caricamenti molto veloci perché ho installato il gioco su hard disk. Ecco l'assassino ragazzi, come potete vedere premendo sopra saltiamo, ci possiamo abbassare al fine praticamente di andare praticamente a diciamo a muoverci. Vedete, quindi ci abbassiamo e poi ci muoviamo. Perfetto, l'assassino è tornato ragazzi. L'assassino praticamente che cosa va a fare ragazzi? Va a combattere con questi suoi mitici boomerang, ecco qua. Quindi questo è l'assassino praticamente. Pensate un pochettino ragazzi, qui ragazzi, cani assassini ragazzi, veramente assurdo, assurdi con questi ovviamente. Non posso, guardate il grande soldato scelto ragazzi, il grande soldato, vedete. Quindi stiamo attenti perché Assassin ragazzi, forse voi non lo sapete, ma è un gioco praticamente che richiede una grande ragazzi, una grandissima concentrazione. Infatti siamo soli con i nostri boomerang a banana praticamente contro tutti ragazzi. Guardate un pochettino, quindi dobbiamo stare molto attenti. Qui l'albero di limoni, ragazzi. Vedete un pochettino qualcuno. No, ragazzi, contro i cani di limonati. Praticamente, vedete, ragazzi, andiamo a prendere praticamente il nostro incredibile power up. Quindi siamo attenti perché adesso potremmo lanciare ben forse tre boomerangoli. Beh, tre boomerangoli, ragazzi. Siamo attenti. E guardate le stelline. Stelline che ricordano anche molto quelle di Super Frog. Le bombe, ragazzi. Vedete un pochettino. Ricorda molto Strider, vero, vero. Vedete elementi in testa. Praticamente. Ah, ragazzi, il cane mi ha morso nelle parti testicolari. Molto triste questa parte qua. Vedete ragazzi, vai col cagnolino matto. Mamma mia ragazzi, vai, andiamo via dal cane. Praticamente vedete un pochettino il cane che veramente si attacca veramente al lavoro del vostro dentista. In Assassin ragazzi, guardate un pochettino, in Assassin posso anche buttare i boomerangoli praticamente da dietro. È assurdo ragazzi, mentre cammino butto i boomerang praticamente da dietro. È una cosa veramente rara, l'assassino. Ah mamma mia, proprio sulla punta. Ragazzi, l'ha pigliato sulla punta. Vediamo un pochettino. Andiamo ovviamente a combattere e vai ad assassin. Vedete, ci sono elementi molto striderosi. Come potete vedere, guardate il soldato scelto Michele, praticamente Michelino, il soldato scelto Lino, praticamente. Quindi stiamo attenti ovviamente a questa parte qua. Andiamo a distruggere, praticamente. Vedete, prendiamo l'energia e attenzione, ragazzi, perché qui in Assassin avete capito bene, possiamo anche saltare.
Possiamo anche saltare e fare l'effetto bingo bongo, ragazzi. Vedete un pochettino con l'effetto bingo bongo. Qui sopra ci si può veramente divertire, ragazzi. L'assassino, quindi vedete un pochettino la grande varietà, ragazzi, del gioco. Mamma mia, ragazzi. Ah, il colpo di pistola direttamente nella parte zebedea, ragazzi. Nella parte zebedea stiamo attenti al soldato scelto, il grande soldatiello, addirittura il cane feroce, ragazzi. Il cane feroce. Vedete quanto ricordi Strider, veramente tantissimo. Ricorda tantissimo Strider, l'assassino che si attacca agli alberelli, ragazzi, dobbiamo dire la verità, vedete molto molto Strider, il tempo che non basta mai, il tempo delle mamma mia, ragazzi. Ah, grande, grandissimo, devo dire la verità, elemento che ci fa capire del tempo che praticamente non finisce mai. Vedete un pochettino, ci andiamo ovviamente. Poi la bocca della madre, ragazzi, la bocca della mamma di bocca, vedete, mamma mia, ragazzi, la bocca assurda, come potete vedere, questa bocca che non si riesce a pigliare, ragazzi. Dobbiamo stare molto molto attenti e qui dobbiamo capire dove andarcene. Vedete, ci sono vari soldati scelti, ragazzi, tra cui il soldato Michelino, praticamente Michelino che si fa male ogni mattino. Oh, mamma mia, ragazzi, è veramente assurdo questo fantastico. Mamma mia, ragazzi, guardate qui sopra cosa posso andare a fare. Il soldato che non si muove, vedete un pochettino, ci diamo, andiamo addirittura a poter utilizzare, ragazzi, pensate un pochettino, addirittura cadono delle cose, quindi andando a colpire determinate, pensate un pochettino, parti del gioco praticamente possiamo. Ehi, ragazzi, questo soldato è veramente stato scelto praticamente per distruggerci. È una scena molto molto brutta, devo dire la verità, e ci siamo fatti scappare anche il power up, ragazzi. Lo abbiamo preso in mano praticamente, ragazzi, avete visto, perfetto, preso il power up sulla nostra manina. Dobbiamo stare attenti perché, ragazzi, qui in Assassin a volte bisogna veramente saltare. Ah, il pipistrellone, ragazzi, il coccodrillone, praticamente, pensate un pochettino, il coccodrillo come fa, ragazzi, il coccodrillo come fa, veramente, sentite, ovviamente, vedete, ci troviamo all'interno di un mondo veramente fantastico, proprio con lui, col cane Douglas, il lanciacane, perfetto. Ci prendiamo ovviamente questi altri elementi, come potete vedere, e dobbiamo adesso capire anche che cos'altro fare, ragazzi, perché abbiamo la possibilità di usare un missile. Attenzione, ah, ragazzi, Douglas il cane, ah, morso alle spalle, ragazzi, da un pipistrellone, ragazzi. 300 punti mi danno i pipistrelli, ragazzi, veramente veramente assurdi, dobbiamo dire, vedete, colpo ovviamente della nonna, praticamente facciamo, ragazzi, il cerbottanaro che non si muove mai, ragazzi, davanti a niente. Pensate un pochettino, possiamo addirittura andare a prendere, vedete, ragazzi, guardate, il grande assassino è tornato, vedete un pochettino. E mamma mia, ragazzi, dobbiamo dire la verità, guardate qui sopra cosa stiamo andando ovviamente a fare, come stiamo andando veramente a fare. Vedete un pochettino questa parte, mamma mia, ragazzi, è veramente assurdo. Un gioco che ti fa, ah, ragazzi, il soldato scelto Gianmaria Michele, ragazzi, Gianmaria, ah, brutta, bruttissima scena questa qua. Dobbiamo stare attenti, ragazzi, questo è Assassin, un gioco che sicuramente, il gioco dell'assassino, praticamente, ragazzi, guardate quanti no, quanto è lungo il nome che possiamo mettere, ragazzi, è lungo quasi quanto noi. Quindi possiamo capire, possiamo comprendere, senza alcuna ombra di dubbio, pensate un pochettino, ritorniamo ai titoli. Che rappresenta Assassin? Cosa ci rappresenta Assassin? Ci rappresenta una generazione che non esiste più, ci rappresenta la voglia di giocare, pensate un pochettino a quali grandi titoli, ragazzi, ai titoli del passato, ai titoli del presente. Ma perché questo? Perché ci vogliamo, Assassin voleva essere la voglia di giocare a Strider su Amiga 500, ragazzi, di giocare a Strider su Amiga 500, e questo Assassin, che ebbe un grande, grandissimo successo, pensate un pochettino, ebbe un seguito con la special edition di Assassin, quindi mamma mia, ragazzi, veramente, quindi consigliato sicuramente a tutti gli amanti di Strider, che però richiedono una sfida un po' più logica, un po' più studiata, ragazzi. Quindi mi raccomando, che dirvi, ve lo consiglio se amate ovviamente il retro gaming e se vi piacciono i giochi anche abbastanza difficili, perché con Assassin dovete studiarvi l'ambiente di gioco, non è come Strider che andate lì immediato, sparate e poi vi studiate ogni tanto i boss nemici, ragazzi. Siete dei ninja assassini che si muovono per denaro, ma
ovviamente dovete studiarvi molto la situazione e utilizzate dei boomerang d'acciaio per distruggere ovviamente i vostri incredibili nemici. Va bene ragazzi, io vi ringrazio per la visione, vi auguro buona giornata, se non siete iscritti al canale Gioco Errore vi invito a iscrivervi sempre se vi piacciono i miei video. YouTube e Twitch sono i principali social network dove potete donare per far crescere il canale, addirittura abbonarvi per evitare di vedere le pubblicità. In più, grande possibilità, la possibilità di fare delle richieste con i commenti praticamente nei messaggi pubblici e privati e poi condividere il video. Gli altri social network li trovate nel box informazioni, quali sono Telegram, Discord, TikTok, il blog, la pagina di Facebook, il gruppo di Facebook, Reddit, c'è veramente tutto e di più. Andate nel box informazioni e scoprite che cosa il vostro caro amico Giocherellone vi porta ogni giorno. Io vi ringrazio per la visione e vi auguro buona giornata. Ci vediamo comunque tra poco con un altro video dove ragazzi sul canale del Giocherellone. Ciao a tutti e a tutti.